Ogni anno i vigili del fuoco che vanno in pensione superano abbondantemente i nuovi entrati. La situazione sta diventando critica, sia per i servizi emergenziali che per il carico di lavoro a cui i pompieri attivi sono sottoposti. Per capire cosa sta succedendo, abbiamo incontrato il responsabile sindacale Massimo Marconcini. Massimo Marconcini, sei sindacalista dei Vigili del Fuoco e quale ruolo ricopri? Allora, io sono, come sindacalista sono della funzione pubblica CGL, sì. E attualmente sono capo reparto dei Vigili del Fuoco nella sede centrale del comando di Livorno. Sono venuto a trovarti perché dall'ultimo evento della Scopaia ci siamo resi conto, dato che un'autobotte è arrivata da Pisa, quindi in supporto alle vostre forze, ci siamo resi conto che c'è una carenza di organico. Sì, sta succedendo che ora siamo anche però a un passaggio cruciale, perché questa carenza, che è tanti anni che aumenta, è arrivata a un punto per cui la situazione organizzativa del comando fa sì che non ci possa essere più di una singola partenza per ogni turno. In pratica, se ci fossero due incidenti contemporaneamente che richiedono il vostro intervento, voi dovete selezionare quale dei due, su quale dei due operare. Allo stato attuale sì, dobbiamo selezionare quale, e per il secondo intervento possiamo chiedere supporto, se ce lo possono dare, o il comando di Pisa o il distaccamento di Cecina, con interventi che passano la mezz'ora, e si parla di interventi di soccorso. Da quanto tempo va avanti questa situazione? Allora, ora siamo al momento in cui il personale è talmente diminuito negli ultimi due anni che ora siamo proprio impossibilitati, perché negli ultimi anni ci siamo un po', diciamo, arrangiati per cercare come comunque di fare questa seconda partenza. Ora proprio non ce la facciamo più, cioè, abbiamo fatto doppi turni straordinari, ci siamo limitati le ferie, abbiamo fatto l'impossibile, ora proprio c'è talmente poco personale che non è proprio possibile fare due partenze. Ma questo problema si sta verificando per una mancanza di voglia da parte delle persone di entrare a far parte del corpo, o è proprio strutturale? No, è strutturale. Persone che vogliono entrare nel corpo ci sono, come? Noi, nell'ultimo concorso fatto 4 anni fa, hanno partecipato 50.000 persone, hanno partecipato. Il corpo non ha la capacità di formare più di 1.000 persone l'anno. 30 anni fa, 40 anni fa, entravano 3-4.000 persone ogni anno. E quindi ora siamo, si sapeva, questa era una cosa che era programmabile. E poi presumo ci sia anche una questione economica, però sai, questa è più la politica che può dare una risposta, e si presume che sia anche una questione economica. La scuola di formazione che è a Roma, a Capannelle, non ospita più di 1.000 persone e il corso dura 9 mesi, il corso di formazione. Noi abbiamo una formazione pesante, giustamente, perché i nostri interventi sono interventi complessi e che, a cui bisogna dedicare una formazione sia all'ingresso ma sia continua durante il lavoro stesso. In pratica non si riesce a sostituire invece tutti quelli che escono per la pensione. E questa andava programmata prima, questa è una cosa che andava programmata. Ho sempre detto che non voglio entrare nel lagone politico e nelle colpe della politica. Questo riguarda un po' tutta la politica, perché questa è una cosa che andava programmata negli ultimi 15 anni. Non è stata fatta e ora siamo a questo punto. Quando si tratta di fare un intervento come quello alla Scopaia, dove noi dobbiamo portare giù le persone dalle scale piene di fumo o portarle giù con l'autoscala, con il respiratore, e entrare in un locale pieno di fumo dove te non sai che sostanze ci puoi trovare, che sostanze bruciano, devi essere formato. E abbiamo avuto la visita di politici e ieri è venuto anche il sindaco, che si è voluto sincerare di una situazione che effettivamente comincia a essere pesante. Ha dato delle risposte, ha intenzione allora, di dare delle il risposte? Il sindaco può dare risposte di interessamento, perché non è l'organo interessato, noi dipendiamo in primis dalla prefettura e poi dal Ministero degli Interni. Quindi noi siamo governati, diciamo, da loro. È ovvio che si deve fare partecipe di un problema
sicurezza ed incolumità della cittadinanza. Come vedi, non stiamo parlando di problemi stipendiali. Noi abbiamo una grossa cosa che ci porta avanti, è la passione. La passione per questo lavoro che è bellissimo, è inutile dire che non è bello, tanti lo vogliono fare. Questa passione ci viene riconosciuta dalla cittadinanza. Ecco, noi ora vorremmo avvisare la cittadinanza che purtroppo a volte può darsi se la prenda con noi perché non riusciamo a venire. E li capiamo, perché è ovvio che quando già 5 minuti per una persona che deve essere soccorsa sembra un'eternità. Figurarsi mezz'ora. E siccome noi con la cittadinanza abbiamo un ottimo rapporto, un buon rapporto, perché ci riconoscono il lavoro che facciamo, ce lo riconoscano, ecco, non vogliamo che si incrini questo rapporto, che capiscano con noi personalmente che questa cosa non è colpa nostra di chi è sul campo. Questa è la situazione attuale. Tutta questa situazione nella caserma, come la state vivendo? Male, male, male. Io ora non ti posso portare, ma se ti potessi portare in sala operativa, quando c'è un intervento e ti chiamano le persone e vogliono un soccorso, no? E lo vogliono e giustamente lo pretendono dallo Stato un soccorso, immagina noi che dobbiamo dire guarda, attualmente non possiamo venire. È pesante, come uomini è umiliante e come lavoratori che hanno questa passione è veramente umiliante.